Si è concluso a Biceglie il progetto Cuore Nostro, curato dalla società MG con il patrocinio del comune di Biceglie, mirato a rendere la città più cardioprotetta, tenere alta l'attenzione sull'importanza del primo soccorso, aumentare la consapevolezza e rafforzare la rete di protezione contro gli arresti cardiaci. Nei giorni scorsi, infatti, in sala consiliare la consegna del nuovo defibrillatore installato in piazza Vittorio Emanuele. Il progetto prevede anche una mappa dei punti cardioprotetti per informare la cittadinanza e facilitare il soccorso immediato anche attraverso l'installazione di 12 pannelli sul territorio comunale. E poi ancora la app Cuore Nostro con la geolocalizzazione dei DAE e la formazione degli addetti all'uso del defibrillatore. In servizio. Il senso di questo progetto che va nella direzione della cardioprotezione della città? Assolutamente sì, noi tentiamo attraverso questo progetto di tutelare sempre più i territori, i cittadini, attraverso quindi l'installazione dei defibrillatori, in conseguenza la formazione che è fondamentale all'uso del defibrillatore, l'uso delle manovre della RCP e poi all'informazione, quindi attraverso dei pannelli che possono documentare dove si trovano i defibrillatori e servono anche per una diffusione della cultura di primo soccorso. E poi anche attraverso un'app geolocalizzata che dà la possibilità di poter individuare il defibrillatore più vicino, raggiungerlo e chiamare il 118 senza uscire dalla schermata, perché la cosa importante è risparmiare il tempo. Il tempo che si ha a disposizione per un arresto cardiaco per salvare una persona sono all'incirca 5 minuti, quindi la mappatura a cosa serve? Serve a dare una idea anche preventiva, perché vedendola oggi, vedendola domani, nel territorio dove si trovano i defibrillatori, e poi anche l'app geolocalizzata, quindi in modo tale per individuare quello più vicino e poterlo raggiungere nel tempo più minore possibile, in modo tale chiaramente da poter prendere lo strumento e portarlo sul posto dove serve per poter fare l'intervento. Il progetto Cuore Nostro è sviluppato in circa 50 comuni tra Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania ed è in evoluzione, dato i dati che sono fondamentali. Ancora oggi ci sono oltre 70.000 casi di arresto cardiaco sul territorio nazionale, quindi uno ogni 8 minuti, quindi è il caso di potenziare ancora di più questa diffusione a carattere capillare nei territori, sia dei defibrillatori, anche la formazione e l'informazione di cui parlavo prima. Sindaco, oggi è un giorno importante, un tassello significativo nel senso della cardioprotezione della città. Ma assolutamente sì, una bellissima iniziativa da parte di MG Communication, condivisa da tantissimi commercianti e associazioni che hanno voluto partecipare attivamente a questa idea di rendere la nostra città un po' più sicura. Biceglie ha già una rete importante di defibrillatori diffusi sul territorio, tutte le nostre farmacie, alcuni esercizi commerciali, le nostre scuole sono già dotate di defibrillatori. Questo è un altro tassello che si va ad inserire in una rete importante che riguarda un'attività, quella di prevenzione degli arresti cardiaci, che è fondamentale visto che questa è una delle cause principali in Italia di mortalità. Ben presto saranno installati ulteriori 3 defibrillatori ad opera del Distretto Urbano del Commercio che andranno ancora a integrare e a completare questa rete. Quindi Biceglie da oggi sicuramente è una città più sicura dal punto di vista della prevenzione e quindi delle emergenze cardiopatiche.